Ciao, oggi ti spiegherò una cosa bellissima, una cosa bellissima. Ti spiegherò come fare a scrivere e a impaginare un libro di testo. E a scrivere no, quello devi imparare tu, i contenuti, le cose, a me non interessa. Ti spiegherò però come fare a utilizzare uno strumento potentissimo che viene usato per fare la maggior parte dei testi scientifici, che si chiama LaTeX. Ti spiegherò come fare a utilizzarlo direttamente sul tuo computer. Quindi passiamo da una prima parte di installazione. Poi vediamo come configurare Visual Studio Code come editor, ok? In particolare ci interesserà la preview integrata di quello che facciamo. E poi vedremo come fare un pochino a scrivere con i comandi fondamentali. Detto questo, se non ti sei ancora iscritto al canale, fallo subito. C'è il bottone iscriviti, c'è la campanellina, segnali entrambi, mi fa molto piacere. Allora, adesso vediamo come fare l'installazione, dicevo. E quindi, beh, che dire, iniziamo subito. Allora, quello che ne servirà adesso per poter utilizzare LaTeX sulla nostra macchina è una distribuzione Tech. Ho scelto la distribuzione Tech Live perché è una di quelle più utilizzate, insomma, più utilizzabili, tra l'altro. Allora, andiamo nella sezione download. È veramente scarno questo sito, lo so, sembra bruttissimo, però in realtà la distribuzione è fatta molto bene. Allora, usiamo l'install TL Windows, che è un eseguibile da una ventina di mega che ho appena scaricato. Clicchiamo e poi facciamo esegui. Aspettiamo un attimo e questo qua ci dice se vogliamo fare l'install. Sì, certo. Clicca install per fare l'install, evidentemente. Questo fa l'estrazione dei pacchetti e poi adesso ci dirà come fare a fare l'installazione. Quindi eccolo qua, lancia l'installer. Adesso eccolo qui. Ok, questo è il nostro installer. Ci dice dove voglio installarlo. Noi cambiamo bellamente drive, andiamo nel drive D e lo chiamiamo, facciamo seleziona cartella di Tech Live 2020, perfetto. Ok, 2020 perché poi ci sarà 2021 e così fanno delle versioni di aggiornamento. Dice se dobbiamo installare TechWorks, a noi non serve in realtà, lo lasciamo lì magari. Adesso andare a vedere. Dopo aver installato la distribuzione Tech Live, è bastato terminare quella lunga sequenza di scaricamenti e poi chiudere la finestra. Adesso ho aperto Visual Studio Code. Quindi siamo dentro Visual Studio Code. Ti mostrerò come fare a configurarlo per compilare il primo file LaTeX. Compilare, ebbene sì. I documenti LaTeX vanno compilati. È una cosa abbastanza strana perché è abituato a usare Word, no? Che scrive i caratteri grandi quanto vuole e compagnia. Però immagino su un documento un pochino più complesso, o un documento che contiene delle formule matematiche. Se ti è mai capitato di inserirle dentro a Word, avrei visto che è veramente un bagno di sangue. In quel caso, per calcolare tutte le posizioni, le dimensioni relative degli oggetti e per generare quella che è la L'aspetto tipografico del libro che si va o dell'articolo che si va a costruire, serve fare un bel po' di conti. E l'inventore del LaTeX ha creato un compilatore che prende in input un file LaTeX che sarà quello che noi scriviamo. La cosa interessante del compilatore è che in output potrai ottenere un PDF o altri formati diversi, quindi posso veramente creare, ad esempio, da un file di LaTeX un ebook. Posso creare da un file LaTeX un insieme di pagine HTML, ci possono fare un sacco di cose. Noi iniziamo però dalle basi e iniziamo a vedere come configurare Visual Studio Code per fare questa compilazione. Allora, andiamo nelle estensioni, quindi qua dove c'è Extensions. Io lo tengo a destra, ma potresti tenerlo tranquillamente a sinistra, non c'è alcuna differenza. E questa è l'impostazione dell'interfaccia di VS Code che io ho, che mi trovo più comoda. O vado dentro la ricerca dell'estensione e scrivo LaTeX. Allora, la prima che trovo, che tra l'altro ha 1 milione e passa scaricamenti, si chiama LaTeX Workshop, che è quello che noi utilizzeremo. Quindi facciamo install. Ok, installato, si installa subito. Piccolo plugin di VS Code. Allora, chiudiamo. Adesso nella mia cartella, la cartella dove ho aperto VS Code, non c'è nessun file. Creiamo il nostro primo file. Lo chiamiamo, che ne so, libro. Punto tech e via. A posto, lui non si lamenta, ovviamente non succede niente. Come è fatto? Qual è la struttura di un file LaTeX? Allora abbiamo sostanzialmente due zone. Una che è il preambolo, quello che sta all'inizio sopra, che descrive, che ne so, il tipo di documento che si deve creare, gli stili da applicare per certi oggetti particolari, perché, ad
l'altra che devi sapere è che è fatto da pacchetti. Ad esempio, voglio poter fare un PDF dove i link sono effettivamente cliccabili? Sì, c'è un pacchetto. C'è il pacchetto Hyper-Ref che consente di fare questa cosa. Oppure, voglio usare una formattazione simile a quella del publisher, ad esempio di Springer. Springer mette a disposizione degli stili e dichiarerò che questo documento rispetta quegli stili, me li devo scaricare e mettere nella cartella. Dopodiché potrò fare i libri come quelli della Springer, ad esempio. Questo accade per tante altre cose. Noi inizieremo costruendo un articolo, che è uno dei tipi di documenti più semplici, e usando il primo comando fondamentale che deve stare in testa. Questa è un'applicazione che devo chiudere. Allora, il primo comando, dicevo, che deve stare in testa è slash document class. Document class mi dice il tipo di documento che voglio andare a creare. Per noi è un articolo, quindi article, e che c'è, ci sono tutta una serie di cose che possiamo inserire. Noi article va benissimo e salviamo. Ok, vedete che mi dice sta eseguendo il format. Adesso vediamo se dà degli errori o no, perché siamo alla prima esecuzione, quindi magari ci potrebbe essere qualcosa da impostare nelle opzioni. Non è successo niente, tutto a posto, faccio invio. Tutto quello che sta qua, le righe 2 e righe 3, è preambolo, potrò andare a scrivere qua dentro, e poi c'è il blocco che forma il nostro libro, perché il nostro libro è un blocco solo. No, questi si chiamano ambienti, ce ne sono tanti, vedete, abstract, align, bimetrix, cases, scrollery, sono in quelli matematici ovviamente, è nato per scrivere testi matematici LaTeX, ma si può utilizzare per fare di tutto. Ho visto addirittura delle regole per i giochi di ruolo fatti con LaTeX, quindi possono fare veramente cose complicate, sono tantissimi questi, sono quelli, solo quelli di base, ce ne sono altri. Quello fondamentale è document. Document dice, guarda che io ho scritto soltanto document e poi è stato l'ambiente, è stato il LaTeX Workshop a completare. Questa è una cosa buona perché vuol dire che alla fine riesco a velocizzare la scrittura del documento. Facciamo una ciao da LaTeX, con le minuscole e minuscole come? È il nome, non è LaTeX tutto minuscolo. Allora, compiliamo adesso, quindi c'è il build LaTeX project, guardiamo se ci date gli errori. Sta facendo la build, c'è scritto qua sotto. Ok, ha generato tutto. Una cosa interessante da fare quando si va a utilizzare LaTeX è quella di dire ok, io voglio vedere però cosa sto scrivendo. Perché è vero che lui mi ha generato, guarda qua, libro.pdf, che è già pronto per essere visualizzato nella cartella di sistema. Cioè col visualizzatore di PDF di sistema, ma noi vorremmo vederlo qua all'interno. Secondo bottone, preview LaTeX PDF file, perfetto. Clicchiamo, vedi che si divide a metà e quello che vediamo è il nostro, hanno trovato nel documento, non volevo fare questo, ho sbagliato. Questo è il nostro documento che dice ciao da LaTeX, esattamente quello che ho scritto. È bellissimo, proviamo a scrivere qualcosa, un paragrafo di testo. Salvo, io ho soltanto salvato e in automatico il PDF viene ricompilato. Questo è uno degli aspetti comodi dell'usare il LaTeX Workshop. Cioè, noi non dobbiamo preoccuparci di uscire, compilare o fare, io non so neanche che si compila tendenzialmente qua. So soltanto che quando salvo, quando faccio la build, tutte le volte viene ragionata la pagina. Mettiamogli un titolo, dai, mettiamogli un titolo. Nel preambolo ci sono, ad esempio, title, ok, titolo del documento. Poi c'è author, io, e poi c'è un altro campo, adesso però lo vediamo dopo. Allora, dentro a begin, se io questo lo dico, lo salvo, adesso vedrò il titolo, non succede niente. Perché mai non succede niente? Non succede niente perché devo dare un comando per dire qua costruisci il titolo, make title. Dico guarda che qua, in questo punto preciso, devi costruire il titolo. Eccolo! Ah, attenzione, è comparsa anche la data. Per modificare la data posso in realtà mettere quello che voglio, la terza riga, diciamo, della sezione del titolo, date, e poi dentro ci metto quello che voglio. La metto vuota, non succede nulla, viene tolta. Esatto. Voglio mettere, che ne so, Pinco Pallo, su quello che voglio, uscirà. Pinco Pallo. Perfetto. Quindi abbiamo visto un po' di cose, abbiamo visto che un documento LaTeX ha un'intestazione e un corpo.
il corpo è dentro l'ambiente, all'environment document, e quello che sta fuori in cima è il preambolo, dove definisco le caratteristiche del documento. Il documento può essere diviso in sezioni, meno article viene diviso in sezioni solitamente, quindi uno dice slash section e poi ci mette il titolo, sezione di introduzione. Io non mi sto preoccupando dell'aspetto grafico, se no ti vedi che lui già lo ordina e tutto il resto. Non mi sto preoccupando dell'aspetto grafico perché questa è una cosa di cui mi potrò preoccupare successivamente, eventualmente, tenendo conto che poi gli stili più utilizzati, quelli ad esempio divulgati dalle case editrici o quelli diciamo che sono creati in modo professionale da chi realizza testi, già hanno tutto quello che serve, praticamente. Quindi io posso fare un'altra sezione. Vedete che io prima avevo lasciato una riga vuota e qua nel documento c'è un paragrafo di testo un po' allineato. Questo perché è il rientro dell'inizio del paragrafo. Se lascio una riga vuota e faccio un altro paragrafo, lui indenta anche lui, ma se invece li lascio attaccati vanno via uno in fila all'altro. Vuol dire questo, che la capo non possiamo utilizzarlo per costruire i fini delle righe. Cioè l'ATEC non vuole lasciarci la possibilità, a meno di casi particolari dove si può fare, ma è sconsigliato comunque se si può evitare, l'ATEC non ci lascia la possibilità, non vuole lasciarci la possibilità di sformattare il documento. Cioè è lui che controlla tutta la formattazione e è lui che poi va a gestire come i vari aspetti del documento vanno poi a essere compilati. Questa è la cosa un po' veramente importante. Detto questo, posso scrivere un'altra sezione, facciamo slash section conclusioni, mettiamo conclusioni. Ok, abbiamo creato un documento con due sezioni, con il titolo e con le nostre sezioni numerate. In realtà c'è ad esempio la table of contents, che è un comando, questo vedete è un comando senza parametri, senza nulla, dico qua voglio la table of contents, salvo, e in automatico mi ha creato la table of contents. Questo è molto importante perché gestisce tutto lui, tutte le reference tra i vari elementi, tutto quello che può interessarmi dal punto di vista della gestione delle numerazioni, fa tutto lui. Noi possiamo dirgli che una sezione non è numerata, certo, section con asterisco. Section con l'asterisco, gli sto dicendo quella è una sezione, ma non devi metterla nella table of contents perché non è numerata, tutto lì. Quindi ho grosse possibilità di gestione il sezionamento, diciamo, del mio documento, e lo faccio il tutto concentrandomi su quello che voglio scrivere e non sul come andrà visualizzato, sapendo che comunque il motore di LaTeX. Allora, adesso vediamo come fare a introdurre i riferimenti. Questa è una cosa abbastanza importante quando il documento inizia a diventare un po' più lungo, un po' più esteso. È naturale fare riferimento, ad esempio, a che cosa? Fare riferimento a una sezione precedente o fare riferimento a un punto qualsiasi del documento e alla pagina. E siccome sarebbe abbastanza antipatico doverci ricordare che pagina sta, anche perché il LaTeX vedete che non c'è l'idea di pagina. C'è il documento, io scrivo tutto, dopodiché viene impaginato da LaTeX. Allora, come possiamo fare? C'è un comando, che è il comando label. Label mi consente di definire un'etichetta. Se la faccio sulla section, scrivo sec, per indicare che è un'etichetta di sezione, poi in realtà posso scrivere quello che voglio, però è buono per, ordinare le cose, ok? Prova. E la salviamo. Il nostro documento viene buildato, non succede esattamente nulla. La label è trasparente, okay, però crea un riferimento. Un altro paragrafo che si riferisce alla sezione e mettiamo slash ref e mettiamo, vedi che c'è in automatico LaTeX Workshop mi salva diciamo, le label che ho già definito, quindi si prova benissimo. A pagina, possiamo anche mettere la pagina, slash page ref. Page ref e ancora sec prova, salvo, ok, che si riferisce alla sezione 1 a pagina 1, perfetto. Quando io andrò ad aggiungere sezioni o quant'altro, in automatico questa label verrà aggiornata e quindi
prenderà il numero che serve e prenderà la pagina che serve. Questo è molto importante come funzionalità, perché andare a introdurre questo tipo di feature ci consente di poter gestire documenti anche più grandi. Una cosa interessante poi, vedete che tutto è su una riga sola, anche se io adesso dovessi andare a capo, ok, salvo, non cambia nulla nel mio documento. Il prezzo è sempre lo stesso. Potrei aggiungere a questo punto una nota a piedi pagina, slash footnote, footnote, esatto, e mettiamo contenuto della nota. Quindi tra graffe metto il contenuto della nota. Se io salvo, lui fa la build, ovviamente, e vede che c'è l'uno qua piccino del riferimento, si scende in basso, c'è la mia nota a piedi pagina. Già tutto strutturato, perfetto. Io mi preoccupo solo di scrivere il testo e lui si preoccupa di impaginarlo. Grandissima, grandissima, grandissima cosa. Dopo aver visto come fare a fare reference e note a piedi pagina, aggiungiamo un'ulteriore sezione, section, elenchi puntati e numerati. Aggiungiamo la nostra sezione, e che abbiamo la nostra sezione 2, ha aggiornato anche la table of contents, quindi sta funzionando tutto bene, direi, molto bene. Adesso possiamo andare a proseguire nel nostro percorso e andare a vedere come fare a inserire gli elenchi puntati e numerati. Molto facile. Un elenco puntato, un elenco con degli item, i pallini, tanto per capirci, farei slash begin. Questo è un ambiente. È un ambiente che si chiama itemize. Ok. È un ambiente perché l'elenco puntato è una struttura di testo un po' diversa dal testo normale. Quindi item, primo elemento, vado a capo, mi dà un altro item, secondo elemento, se faccio salvo, eccolo qua, vedo i miei due elementi che sono puntati. Voglio fare l'elenco numerato, è un altro ambiente, ce ne sono tanti ambienti proprio perché ognuno fa una certa cosa. Enumerate, primo elemento, secondo elemento, ecco qua, faccio salvare, aspetto un attimo, ok, ho elenchi puntati e elenchi numerati. Qua potrei decidere nell'elenco quello puntato di mettere un simbolo diverso, ce ne sono un po', basta vedere la documentazione, ad esempio questo definisce il dash, la linea orizzontale, come indicatore, diciamo, dell'opzione nell'elenco puntato. Ovviamente io posso andare all'interno di un item a inserire anche degli altri elementi, cioè potrei ad esempio fare così, dentro all'item metto questo elemento, e di che nell'elemento primo inserisce un ulteriore elenco puntato, che sono questi due elementi qua. Quindi posso annidare un environment dentro all'altro, quando si può fare ovviamente, non con tutti gli ambienti, però in questo caso con gli elenchi assolutamente, assolutamente sì. E con questo abbiamo visto un pochino il tipo di elenchi che si possono creare utilizzando LaTeX. A volte è necessario costruire dei paragrafi che siano non rispettano, diciamo, l'impostazione standard di LaTeX, ma che siano allineati a destra oppure al centro oppure a sinistra. Struttura standard. Facciamo una section adeguata e dedicata. Allora, allineamenti, paragrafi. Oh, in questo caso cosa andiamo a fare? Andiamo a usare un ambiente, anche qua, begin. Sono ambienti di flush, flush left e flush right. Flush right, testo allineato a destra. Se salvo, perché c'è questo testo resta tutto a destra, faccio begin sotto begin, begin flush left, testo allineato a sinistra. Nota che è successo qualcosa. Cioè è finita la pagina, praticamente. Eccolo qua. Ho usato flush right due volte. Che furbo, vedi? Ad esempio qua mi sono sbagliato. Beh, cambiamo. Facciamo andare a flush left. Flush left. Ok. E adesso abbiamo il testo allineato a sinistra. Vogliamo farlo centrato? Certo. Begin. Center. Testo centrato. La cosa interessante è che questi allineamenti resteranno tali anche quando dovessi cambiare eventualmente le impostazioni della stampa. Cioè diminuendo, aumentando i margini, cambiando altre impostazioni. La scelta di fare il cambio di pagina non è data da, ovviamente, le mie
decisioni, anche se è possibile fare un page break, inserire un comando di page break proprio per dire interrompi la pagina qua. Cosa ho scritto? Allineamenti. Ok. Diciamo che a prescindere da tutto, lui manterrà comunque le impostazioni e potrebbe darsi che un elemento vada in una pagina successiva giusto perché tipograficamente è così che va fatto. Quindi fidiamoci delle regole che LaTeX mette in campo perché sono quelle della tipografia professionale, diciamo. Un'altra sezione interessante che a volte può capitare di dover utilizzare sulle citazioni. Sulle citazioni abbiamo l'ambiente quote, citazione, dotta. Se noi lo facciamo compilare adesso, lui fa questa citazione, è un po' allineata, è un po' spostata, vedi che il testo inizia qua, invece qua si viene lasciato uno spazio, viene lasciato uno spazio sopra e sotto, quindi potrei fare così e poi scrivo anche sotto del testo, così vediamo che la citazione viene fatta in questo modo. Perché il paragrafo sotto è leggermente rientrato? Perché c'è un'interruzione di paragrafo, quindi io potrei fare così. In questo caso non ho l'interruzione di paragrafo perché non ci sono righe vuote, quindi riga vuota è sempre interruzione di paragrafo, sempre in LaTeX, sempre. Perfetto, adesso il nostro bellissimo articolo manca un abstract. L'abstract si fa all'inizio, dove si dice in questo articolo diremo, vi racconteremo quanto. Perfetto, facciamo così. Sotto il titolo, facciamo begin, abstract, eccolo qua. Abstract dell'articolo. Okay. C'è abstract, c'è più rientrato sia a destra che a sinistra in realtà un blocco di testo che sarà l'abstract del mio articolo, dopodiché contenuto, e il contenuto voglio spostarlo in fondo, perfetto, tolgo table of contents e la metto in fondo prima della chiusura del documento. Qua lui ricompila, qua non c'è più nulla, se vado in fondo ho la table of contents. Sono scelte che si fanno, ma vedi che non c'è nulla di irreparabile, non è che oddio ho perso tutte le formattazioni e compagnia, no, è molto facile gestire la formattazione dei documenti utilizzando LaTeX. A volte è possibile avere la necessità di andare ad inserire, ad esempio, degli stati, dei comandi all'interno del nostro documento, in modo tale che siano scritti come se fossero stampati su una macchina da scrivere, quindi senza formattazioni particolari o altro. Per fare questo c'è un ambiente particolare che si chiama verbatim, che è verbatim. Qua potrei scrivere ad esempio print ciao mondo. Se vado a vedere, eccolo qua. È scritto esattamente come se fosse una telescrivente, diciamo. In certi casi è importante, per esempio, se voglio dare dei comandi, degli script da eseguire da parte dell'utente, posso utilizzare verbatim. Ovviamente verbatim è una scelta molto semplice. Ci sono pacchetti più complessi per scrivere i listati di codice, li vedremo nel corso di questa piccola serie su LaTeX, però ecco, diciamo, questa è la base. Da qua io poi posso andare a complicare le cose. Uno potrebbe immaginare di fare una sorta di draft, quindi di bozza, così, e dopodiché inserire i pacchetti che man mano gli servono. I pacchetti sono veramente tantissimi, si parla di decine di migliaia di pacchetti, quindi ce ne sono per fare qualsiasi cosa ti venga in mente. È ricchissimo LaTeX ed è potentissimo. Qua si vede già quello che stiamo scrivendo noi, che è un sacco potente. Benissimo, vediamo adesso come fare ad aggiungere un'immagine al nostro libro, al nostro articolo in questo caso. Allora, io ho aggiunto un'immagine che è una pose.jpg, che è questa immagine qua, e voglio andare a inserirla all'interno del mio testo. Vediamo un po' come fare. Dobbiamo innanzitutto operare nel preambolo includendo il nostro primo pacchetto esterno, quindi slash il comando use package, il package si chiama graphics, vedi che già qua ti dà il completamento per il nome dei pacchetti che conosce, graphics, noi lo salviamo, non succede esattamente nulla qua, non abbiamo ancora fatto niente, andiamo in fondo. Qua in fondo dopo il verbatim magari facciamo un'altra section, facciamo immagini, ok, e poi mettiamo il comando che ci serve per includere l'immagine, quindi sarebbe slash include graphics, questo, e poi mettiamo il nostro file, vedi che già lui mi completa con i file che sono a disposizione, il mio pose.jpg, così salvo.
Ok, fantastico. Un problema potrebbe essere dato dal fatto che magari l'immagine è molto grande, cioè più grande rispetto alla grandezza del testo. Allora, in questo caso, cosa si fa? Si dà, quando mi fa già vedere l'effetto, un'opzione, ok? Tra le varie opzioni potete usare width uguale. Allora, la cosa interessante di lato è che ci sono dei comandi che mi ritornano dei valori, che dipendono dall'impostazione dell'impaginazione, ad esempio, slash. Text width dà le dimensioni della pagina. Adesso guardiamo se cambia qualcosa nella nostra preview oppure no. Salvo. Vedi? Ho fatto in modo tale che l'immagine resti contenuta, non ho dovuto mettermi lì a sistemare o far abbrigare. È il motore di LaTeX che fa tutto lui. Questa è una cosa abbastanza interessante. Volessi ruotare l'immagine? Perfetto. Angle uguale 90. Dico di quanti gradi voglio che venga ruotata. Non la troviamo più perché è molto lunga, uscirebbe dal margine inferiore, allora LaTeX in automatico fa in modo di posizionarla dove si può. Questa è una caratteristica di LaTeX, cioè se non si può posizionare in un punto, non la posiziona. Posso dirgli, dargli dei suggerimenti, ma tendenzialmente il motore fa la cosa migliore, fa la scelta giusta dal punto di vista tipografico, ovviamente. Quindi questo è esattamente quello che serve per inserire un'immagine, niente di difficile, come hai visto. È gestibilissimo, diciamo, e possiamo andare a costruire delle cose anche abbastanza complesse. E adesso vediamo finalmente quello per cui LaTeX è davvero famoso, l'inserimento delle formule matematiche. Allora, per inserire le formule matematiche in LaTeX, noi faremo ricorso a un pacchetto, quindi un ulteriore use package, che si chiama AMS Math. AMS Math è l'American Mathematical Society. Ha prodotto questo pacchetto per renderci facile la vita quando andiamo già a lavorare con le equazioni. Facciamo una nuova sezione, matematica. Ha creato la quarta pagina perché questa riempie tutto praticamente. Ok, esatto, siamo qui. Adesso possiamo andare a inserire le nostre equazioni. La cosa interessante è che possiamo, allora, inserire le equazioni in questo modo. Ad esempio, sia. Uno, diciamo, dobbiamo scrivere questo, se f di x è una funzione, allora l'integrale di x di f vale 0. Non so, un risultato balordo, però giusto per capire. Noi vorremmo scrivere questa cosa in simboli matematici. Già diciamo, abbiamo f di x è a posto. Vogliamo metterlo come è un pezzo di testo matematico, un documento. Matematico, questo è un simbolo, quindi metto gli apici singoli e salvo. Guarda le differenze dell'f di x. Ah, questo è quello che trovi sui libri di testo. Questo è quello che trovi sui libri di testo, assolutamente. L'integrale vale 0, proviamo a scriverlo in modo ragionevole. Allora, esistono dei comandi per descrivere qualsiasi tipo di operatore matematico, qualsiasi tipo di notazione, qualsiasi cosa la puoi fare direttamente con LaTeX. Quando io voglio che una formula venga mostrata. Si dice display, cioè che occupi tutta una fascia, quindi che attorno non abbia nulla, devo usare due dollari, due prima e due dopo. L'f di x è una visualizzazione inline, cioè nella stessa linea non va a capo e mostra la formula. Allora, qua c'ho 2 dollari, l'integrale slash int come comando, okay? E poi mettiamo df di x. Di x uguale a 0. Mettiamo 2 dollari e abbiamo chiuso. Se salviamo e lui ci ha scritto la formula esattamente. Ah, bellissima! L'integrale fatto dall'ATEC ha tutto un suo, una sua poesia. E noi non ci siamo preoccupati di niente altro se non di visualizzare quello che volevamo mettere, cioè il simbolo di integrale f di x di x uguale a 0. Posso fare così? Certamente sì, non cambia nulla. È una questione di visualizzazione mia quando vado a scrivere. Quindi sono abbastanza libero di scrivere come meglio credo, e la cosa interessante è che usando semplicemente i dollari già posso andare a scrivere le formule che voglio. Voglio fare un integrale doppio? Int? Questo fa un integrale doppio. Non è slash int, è una cosa un po' diversa. Voglio fare slash c int? Vediamo se. Ecco, attenzione, c'è un errore. Vuol dire che cint non è un comando ragionevole. Vuol dire che
dovrò andare a vedere, ci sono tutte le tabelle del simbolo che mi interessa, quale sarà la sua, la scrittura, diciamo, che porta a visualizzarlo. Quindi questo chiudiamo e abbiamo visto come si generano degli errori in modo tutto sommato ragionevole e come si possono anche andare a gestire, ovviamente. Nei libri di testo, tuttavia, spesso trovi scritto l'equazione col numero. Ovviamente sì. Cosa faccio? Uso l'ambiente. / begin equation. L'equazione, c'è equation con l'asterisco. Con l'asterisco non è numerata. Così invece sì, se infatti prendo quello che ho scritto prima, non servono più i dollari, è begin equation che fa diventare già matematica l'espressione contenuta, fa la build e trovo la stessa equazione con un numero. Il numero viene gestito sempre da LaTeX in modo automatico. Come faccio per andare a fare riferimento a quell'equazione / label? Come abbiamo già visto prima, la label metterò, non so, i Q per indicare che è un'equazione. Prova. E facciamo, cos'era? Test, magari, sì, vabbè, quello che voglio. E poi faccio come si vede dall'equazione / ref e Qtest, come si vede dall'equazione 1, e il riferimento resta lo stesso, perché se dovessi mettere un'altra equazione, non ho bisogno di mettere per forza, per mettere test 2 magari, vediamo, mette 1 e 2, l'equazione resta 1, perfetto. Se metto che questo lo metto prima, invece, vedete qua, mi fa già vedere qual è l'output, è molto interessante come cosa. Qua resta comunque 1, le sono invertite, vedete, sono invertite, no, in questo caso diventa 2, certo, perché è la seconda equazione numerata, però ha aggiornato anche il numero del riferimento, quindi non sbaglio mai i riferimenti, questo è molto molto comodo. Questo era giusto per avere un'idea di come si possono gestire le equazioni, poi si possono fare un sacco di cose in realtà, gestire le equazioni quelle tenendo, quando faccio i passaggi, tenendoli uguali tutti allineati e un sacco di altre cose, ma le vedremo in altri video. Intanto fammi sapere se il video ti è interessato, se vi è piaciuto come percorso, e che dire, ti do appuntamento alla prossima occasione, divulgalo pure tra i tuoi contatti e a presto, ciao!